Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Sportive. Con questo caldo siamo qua ad accontentare i nostri clienti fino al 9 di agosto, quindi sempre sul pezzo. Avete una Clio RS e volete sistemare l'impianto frenante perché ormai il vostro è arrivato un po' alla frutta? Vabbè, guardate un po' quello che andiamo a fare e imparate qualche cosa di nuovo. Sigla! Ecco, come detto, abbiamo una Clio RS, in questo caso è la versione da 200 cavalli, poi c'è la stessa macchina in versione Trophy che ha 20 cavalli in più da 220, questa comunque è la versione con 200 cavalli. Il cliente la usa, è una macchina perfetta, si vede che non la usa né in pista né altro, però come tutte queste macchine vengono usate ogni tanto in maniera abbastanza sportiva. È il senso di avere una macchina del genere, se no uno si compra una Clio 1000 aspirata e ha risolto i suoi problemi. Se uno compra un RS è per sfruttarlo ogni tanto. E come sempre avviene, soprattutto su materiali di usura che possono essere le gomme, gli ammortizzatori, le spazze del tergicristallo o i freni, arriva a un certo punto in cui l'impianto arriva un po' alla frutta e bisogna metterci le mani, come in questo caso. Allora, il cliente, abbiamo proprio mirato esattamente quello che serve, scartando quello che è inutile. In sostanza, la parte più deteriorata è l'anteriore, dove verranno montati dischi ABC sportivi e relative pastiglie mescola gialla, perché quando andiamo a montare il disco sportivo non montiamo la mescola verde perché è troppo uso stradale, ma andiamo a trovare un intermedio più da utilizzo sportivo. I dischi posteriori per il momento sono ancora abbastanza a posto, quindi cambieremo solamente le pastiglie dei dischi sportivi. E poi, già che ci siamo, visto che a Max piace un sacco fare lo spurgo e cambiare le tubazioni dei freni, li contento una volta che glielo dico, cambieremo anche i famosi tubi dei freni mettendo i tubi dei freni in maglia d'acciaio. Questa è un'accortezza che noi consigliamo di fare almeno ogni 5 anni, perché la gente magari non lo sa, ma l'usura del disco freno in gomma, essendo l'olio dei freni a parte igroscopico e quindi va cambiato a ogni 2 anni, ma al di là di quello è un olio dei freni estremamente corrosivo, estremamente acido. Se vi cade una goccia sulla carrozzeria vi toglie la vernice, tanto per intenderci. Ovviamente, essendo un tubo in gomma, pur con una gomma speciale e tutto quanto, comunque dopo un certo numero di anni la gomma tende a lascarsi, fa quel famoso effetto polmone, per cui una parte della pressione esercitata sul pedale e eseguita dalla pompa dei freni viene vanificata. Quindi, mettendo queste tubazioni, l'effetto polmone si annulla. Due considerazioni su l'utilizzo di questo tipo di materiali, le ho già spiegate tante volte, però ve lo spiego ancora, tanto è sempre utile fare delle ripetizioni per coloro che erano magari assenti ingiustificati le volte precedenti. Il fatto di mettere dei dischi sportivi e delle pastiglie sportive non è che in questo caso vi accorcia la frenata e diventa una macchina da Formula 1, perché tanti interpretano o pensano che determinate modifiche servano arrivino a un determinato risultato. A volte ci azzeccano, a volte non ci azzeccano. Il fatto di montare questi materiali serve sostanzialmente per avere un'efficacia dell'impianto frenante sempre costante ed evitare il famoso fading, che non è altro che la formazione del gas che si forma dopo un uso intensivo delle pastiglie fra la pastiglia e il disco, che con un disco lavorato, come in questo caso, questo disco adesso non lo apro perché non ho voglia, e cioè fa caldo, non ho voglia, comunque ve lo descrivo prima, è un disco che ha delle baffature e dove ci sono dei fori vengono puntati questi fori, quindi non è un foro passante ma è un foro puntato. La lavorazione di questo disco serve proprio per tenere sempre ravvivata anzitutto la superficie della pastiglia, in maniera tale che non si crei una vetrificazione che è deleteria, ma soprattutto serve per espellere questo gas che si forma
in maniera tale da evitare il più possibile l'effetto fading. Poi è chiaro che se voi andate in pista e per due giri andate a Monza e continuate a fare staccate per due giri, tre giri, anche questi dischi quali diventano violaci, li prendete e li buttate via, cioè è ovvio. Quindi sempre usare diciamo il materiale con un minimo, come dicevano i latini, cum granum salis. Ecco, il concetto è proprio questo, cioè di non confondere, cioè di non avere illusioni particolari, perché noi utilizziamo la stessa pinza e la stessa pompa. Cioè, per avere un accorciamento della frenata drastico, allora bisogna entrare in un ambito agonistico dove coloro che preparano le macchine a livello agonistico cambiano ovviamente la pompa, che ha ovviamente una pressione diversa, con dei bar diversi, che lavora su una pinza con più pistoncini, soprattutto con dei pistoncini più grandi, e incide su una, cioè la cui pressione viene esercitata su una pastiglia di dimensioni maggiori che lavora su una pista frenante maggiore. Allora in quel caso la macchina frena in uno spazio più ristretto, ma a livello stradale queste modifiche qua sono quasi controproducenti. Noi abbiamo fatto, alcuni clienti ci hanno chiesto di fare un lavoro del genere, bisogna sempre calibrare quello che è il peso della macchina con l'adeguamento dell'impianto frenante. Ci sono alcune macchine dove purtroppo, e lo ammettiamo anche noi, è stato sbagliato tecnicamente il dimensionamento dell'impianto frenante, ma la maggior parte delle macchine il dimensionamento dei dischi, della pompa, delle pinze e quant'altro è stato giustamente dimensionato. Ovviamente quello che è carente, perché una macchina che viene utilizzata a livello stradale gli montano dei dischi lisci, è ovvio il discorso del fading. Quindi questo serve, l'utilizzo di questi materiali. Quindi non andatevi a creare dei film che non esistono, cercate sempre di chiedere informazioni o pareri a della gente competente. Noi pensiamo di essere competenti, ma come noi ce ne sono mille altri. L'importante è non farsi vendere la favola del mago, perché il mago è il gaminga, non c'è il mago in queste situazioni qua. Per cui direi di avervi chiarito anche per quanto riguarda l'impianto frenante che andremo a montare su questa Clio, l'andremo a montare oggi pomeriggio, perché dobbiamo assolutamente consegnare la macchina entro domani per l'ora di pranzo, con tutta la felicità di Max che sta finendo la 500. Quindi direi che anche per questa Clio per oggi è tutto. Come al solito vi chiediamo di cliccare sulla campanella, nel mentre sto sudando come un maiale, di cliccare sulla campanella, di mettere un bel like di incoraggiamento e soprattutto di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!